staccato con le tue iniquità. Ma ora ascolta, ho fatto sparire come la nube la tua iniquità e i tuoi peccati per me. Ritorna a me, perché ti ho detto, Isaia 43. Noi abbiamo un pontefice capace di compatire le nostre infermità. Se tu fossi caduto, considera la gravità della ferita, ma non ti faccia disperare la maestà di lui. La rovina della figlia del mio popolo, perché un giorno di consternazione, d'oppressione e di civico divertimento, che viene dal Signore, Dio degli eserciti. Non importa, rientra in te stesso. Cerca l'ultimo, il tuo cuore. Riesamina le orazioni, non soffermarti su ciò che sei, ammesso che ora tu sia qualcosa, ma su ciò che sei stato prima di essere qualcosa. Troverai che è degno soltanto il castigo. E Cristo venne non per punire i peccati, ma per perdonarmi. Che cosa meritavo? Se interroghi la giustizia, trovi il castigo. Interroga la misericordia, trovi la grazia. Stazione 9. Gesù cade per la terza volta. Non ha apparenza né bellezza, così da tirare i nostri sguardi. Non splendore, perché ce ne possiamo compiacere. Disprezzato, il reietto degli uomini, uomo dei dolori, familiare di un fratello, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Disprezzato, così che non abbiamo stimato. Isaia 53. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendosi fatto egli maledizione per noi, dalla lettera ai Galati. Io sono il verbo della terra e non un uomo. Ecco cosa ha voluto farsi per te.